Buon pomeriggio a tutti e tutte, grazie per essere qui alla seconda edizione dello Sharebooks Winter Festival, a però due anni di distanza dalla prima. Per eh, no, così per dire eh, perché in mezzo c'è stata una situazione pandemica non so se ne avete sentito parlare grazie per essere venuti e venute e grazie agli editori che hanno deciso di aderire a questo festival grazie alle autoproduzioni a fumetti e, e apriamo le danze eh, di questo festival all'interno qui dello, dello spazio del Pedro che ci ospita per questa occasione e, e lo apriamo con la prima presentazione di di oggi eh, si tratta di Edera, eh, edito da Becco Giallo, editore padovano, eh, che di solito fa fumetti, eh, libri illustrati più per bambini, eccetera, eh, però per questa volta si è eh, diciamo, lanciato in una, in una proposta diciamo, del tutto diversa, eh, tutto sommato riuscita, potremmo anche dire. E abbiamo con noi a parlarne Nicola Targhetta che è uno degli scrittori dei, della parte diciamo, testuale, diciamo così, gli scrittori fanno questo lui dice, e poi abbiamo Ernesto Anderle in arte Robil Pettirosso e Eugenio Belgrado in arte vertebre, si può dire, si, si può dire così. Eh, loro diranno delle cose nel frattempo. Voi non le sentirete perché non hanno un microfono, ma ce lo avranno dopo quando Io ce l'ho! <ride> allora siamo a cavallo! <ride> esatto. E no, allora diciamo, parliamo di cose serie. Eh, che cos'è Edera? Edera è ehm, un romanzo illustrato fondamentalmente eh, nato in realtà all'interno di un blog, nato online durante la pandemia. Eh, scritto si può dire a otto mani, nel senso che ci sono un autore eh, e un'autrice della, della parte scritta. Diciamo che appunto sono con targhetta e Irene e Bruno, mentre poi Ernesto e Eugenio si sono occupati della parte delle, delle illustrazioni. Um, Aspetta, Eugenio si è occupato anche della parte scritta. Eugenio si è occupato anche della parte scritta. Hai ragione. No, no, è vero, è vero, perché diciamo lui la sua attività principale è quella di illustratore. Ah, okay, quindi già Senti, io ti caccio da questo palco, non mi interessa se l'hai scritto tu questo libro, hai capito? Allora, no, io sto cercando di dare un'impostazione professionale a questa intervista. Ecco, abbiamo finito? Allora, Edera, dicevamo, si tratta fondamentalmente di un, uh, un thriller, un giallo, insomma, si dice in italiano. Eh, ambientato però alla fine dell'Ottocento, eh, con de tanti anche elementi un po' surreali, chiamiamoli così. Eh, qualcuno potrebbe dire un Twin Peaks ambientato nell'Ottocento, che è un po' la, la, la tagline del, del libro. Eh, in realtà, mh, quello che a me interessa, quello da cui vorrei partire per discuterne è proprio la genesi, il modo in cui questo progetto è nato. Eh, C'è cioè una cosa nata appunto a distanza, in pandemia, anche perché vivete tutti in luoghi molto diversi eh, tra di voi. Eh, ci tengo a dire che Eugenio è sceso giù da Vienna per fare questa presentazione e si è licenziato appositamente per poter venire qui. È una storia vera. Ve la fate spiegare poi con calma. E, appunto nasce in pandemia, nasce a distanza, eh, nasce a otto mani, quindi è anche un progetto difficile da... Come dire, da, 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 da orchestrare forse, no? E quindi la domanda che faccio prima, insomma, tanto a Nicolò, ehm, come è nata questa urgenza e soprattutto come poi è, avete gestito proprio la lavorazione di questa, di questa storia? Come si è snocciolata? Allora, ti ringrazio intanto per la tua professionalità. Uh, fittizia. E, mh, allora, intanto volevo rispondere alla domanda, quella che non hai fatto, ma che è un po' implicita anche per il pubblico. Uh, non l'ho comprato, è un regalo questo cappello, eh, eh, e no, quindi non potete acquistarlo. Purtroppo. Eh, no, allora e Edra è un progetto molto, molto strano. Uh, io non, non avevo mai scritto niente in collaborazione. Eh, e, e scrivere mh, con così tanti autori, eravamo in DAEA la scrittura e, e poi c'era Ernesto e Eugenio in, in doppia forma anche di illustratore, eh, è, è risultato molto molto strano nel, nel procedimento. Tutto è nato semplicemente dal fatto che, non so se avete presente il dottor Who. Il telefilm è una cosa in cui c'è questo tizio che ogni tanto compare con una cabina del telefono, ti piglia su, ti porta in giro per l'universo e muori di solito. Questa è più o meno la trama di tutte le stagioni. Ed Ernesto è un po' dottor U. cioè lui un, un, ogni tanto ti chiama, che tu stai cercando di rimettere in sesto la tua vita, e ti dice: Senti, ho un'idea, e da lì eh, è un incubo. Eh, no, da lì vieni, vieni tirato dentro un, una cosa divertentissima e potenzialmente mortale. E in questo caso è stato questo progetto qui, cioè Ernesto aveva eh, quest'idea di eh, raccontare una storia eh, attraverso all'inizio un, una pagina Facebook, un blog, eh, a puntate come si faceva. Sentiti libero di interrompermi quando vuoi. Eh. Ok, eh, ti interrompo adesso. No, ma aspetta un attimo, ah, okay. finisco, arrivo a un punto, poi mi interrompo. Eh, eh, li, li, <ride> poi ti faccio un segno. Okay. Eh, li, esatto. L'idea era quella di, di, di prendere spunto dai, dai eh, romanzi a, a episodi che venivano pubblicati appunto eh, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, e quindi provare a regalare un po' questo, questo riportare un po' in vita questo spirito del romanzo episodico eh, all'interno di Facebook. Poi l'ambientazione a me affascinava tantissimo perché io sono. Un grande eh, fan eh, di tutto quello che è un po' osteniano, un po' alla Jane Austen, queste cose qua. Eh, Ernesto ambiva solamente a disegnare autopsie e quindi abbiamo cercato di, di, di trovare un punto in comune. Allora, Ed era nato in un periodo, in quei giorni, in cui ci hanno detto da domani state a casa, non potete uscire. Inizia la mestizia. Subito. Ok, allora, eh, noi stavamo vivendo una vita tranquilla, in crisi come sempre, siamo nati nella crisi, però in quel periodo i telegiornali dicevano, oggi ci sono 300.000 morti. E io ho avuto una sensazione strana, come dire, adesso è come se noi dovessimo fare i conti con la morte. No? chi è che faceva i conti con la morte e ci prendeva gusto la gente dell'età vittoriana dell'ottocento ricordo che c'erano delle bambole che vendevano morte erano curiosissimi della morte non avevano paura e invece noi avevamo una paura fottuta della morte comunque noi facciamo anche compleanni battesimi <ride> eh, se volete e, e quindi e quindi cosa è successo? Che... che una notte ho chiamato Nicolò perché avevo questa immagine in testa di una ragazza trovata morta sulle rive di un fiume, avvolta dall'EDERA. Inizialmente volevo fare de... aprire una pagina soltanto con dei disegni. e... E poi niente, ho chiamato Nicolò e mi ha mandato uno scritto che era l'inizio di un racconto. Era perfetto. Quindi praticamente <coughs> è come se... Do, allora, dovete sapere che io da bambino avevo, per quattro anni ho sofferto di una fobia, cioè di una paura, che era quella dei fantasmi. Perché... Di solito i mostri sono gli, eh, gli zombie, i lupi mannari, che, e sai es esattamente cosa vogliono, no? vogliono mangiarti il cervello oppure eh, vogliono ucciderti. I fantasmi mi angosciavano da piccolo perché io non sapevo cosa, cosa volessero. No? La mia paura più grande di quando ero piccolo era trovare una vecchia che mi sorrideva. A, Senza motivo, cioè ti lasciano come un punto interrogativo no? e questa sensazione è come se fosse riemersa durante quei giorni tremendi che abbiamo vissuto tutti, ok? Quando faccio la presentazione di questo libro, io parlo spesso di una cosa che ho scoperto dopo, aver, dopo che il libro era uscito e tutto, cioè di Frankenstein. No? Uh, Frankenstein, come. Quando nasce? Nasce nel 1816 perché un vulcano nell'Indonesia ha praticamente coperto il cielo e quell'anno è stato chiamato l'anno senza sole, l'anno senza estate. E Mary Shelley, insieme a suo marito e ad altri amici, si sono ritrovati in una casa di campagna e non sapevano praticamente cosa fare. Hanno iniziato a raccontarsi delle storie di fantasmi delle storie tedesche e finché a un certo punto non hanno detto perché non, non, non ce ne inventiamo un, una noi ed è nato Frankenstein ed è un po' la dinamica che avete avuto anche voi no? Nel... la dinamica è più o meno questa cioè il nostro anno senza estate è stato quando in primavera ci hanno detto voi non potete uscire un anno senza primavera diciamo io dovevo andare a comprare il tabacco e mi sentivo un, un fuggiasco Avevo il terrore, cioè, mi, mi ero scritto una, una giustificazione e ogni volta che sentivo il rumore di una macchina dicevo: Dio. adesso basta, è finita, mi, eh, allora, mi fucilano. Io, io ho fatto tante presentazioni con Ernesto, è un amico. Io ho la fortuna di averlo tra gli amici. E, e, e la, cosa, la cosa bellissima di Ernesto è che, oltre alla ad dignità, queste presentazioni ve lo vedete, insomma, se fosse per me. Eh, però eh, fa, ti, ti fa questi bellissimi discorsi, pieni di eh, ane, ane, aneddoti, ma anche pieni di, di, di punti di, di prospettive nuove, come quella dei fantasmi, e tutto si riconduce a lui che non, non deve andare a prendere il tabacco sì. e c'è tanto esatto. de, dell'artista in questo. Ma invece ehm, la una... effettivamente la, la, la storia di Frankenstein è proprio quella ed è interessante che alla fine questo libro qui sia nato più o meno con la stessa dinamica però a distanza perché poi nella modernità riusciamo anche a fare queste cose qua no? non vi siete purtroppo chiusi in un casolare nella campagna inglese sarebbe stato bello infatti eh, volevo chiedere al, al, al viennese anche come ha vissuto questo rapporto a distanza chiamiamolo così e, ma poi vole, voglio anche farti una domanda che poi rimbalzo anche a Ernesto eh, a me questo libro è piaciuto molto, a me piacciono i gialli, sono un po' di parte, mi piacciono i gialli, sono di fino a 800, e quindi figurati. La cosa che però mi ha colpito è che è un libro illustrato, molto illustrato: non c'è un'illustrazione a capitolo, due a capitolo, come di solito si fa, ce ne sono molti più. E in alcuni punti che devo dire mi hanno lasciato stupito, perché io queste cose qui, pur lavorando in una casa editrice, le vedo sempre a cose finite. È che le illustrazioni hanno uno scopo narrativo. Dentro la storia, hanno delle cose che non sono scritte perché sono nelle illustrazioni. No? Ed è incredibile, cioè, ehm, l'illustrazione non ha solo uno scopo di corredo, ma proprio uno scopo narrativo per comprendere la vicenda. Volevo capire meglio un po' come vi è venuto in mente di fare questa cosa qui, e un po' anche come l'avete anche qui giostrata, no? come, siete, come avete fatto a, in a infilare queste scene mute, illustrate, che però hanno proprio uno scopo non solo di corredo, ma proprio narrativo. Perfetto, um, grazie Jack per la moderazione, Jack detto Giacomino, bellissima ambientazione. Io sono un po' il parvenu del gruppo, perciò. Um sono l'ultimo arrivato nel gruppo originale, e sono anche. L'ultimo arrivato è la mia prima presentazione di persona. Ah, peraltro, è la prima volta che riusciamo a fare una presentazione con almeno tre autori su quattro. Pensa a te. Giusto? E tra l'altro vorrei anche dedicare un pensiero a Irene, che non ha potuto essere qui, ma. È... È la... ci guarda. Sì, no, che no. ci guarda da dovunque sia e che è la nostra protagonista in realtà della nostra storia. È un peccato, ma <ride> purtroppo è sempre difficile organizzare queste cose, me ne rendo conto. Allora, ehm, la tua domanda, la tua lunghissima domanda a cui rispondere, per cui potrebbe prendere il tempo dell'intera intervista, ma non lo farò. Fai del tuo meglio, per favore. Eh, oh, ma non lo farò, domanda stringerò le parti essenziali e lascerò solo le parti d'effetto per il pubblico. Eh, esatto. Okay. E, allora, eh, il punto che tu hai fatto è molto interessante. Ah, scusate. Prima di tutto chiarifico un attimo i nostri ruoli all'interno del libro perché è sempre la parte più difficile da spiegare. Siamo stati quattro autori di cui due, eh, due hanno esclusivamente scritto, Niccolò Irene, Ernesto esclusivamente disegnato e io ho fatto entrambi, ho avuto un personaggio che ho scritto e disegnato. Perciò è un gioco di ruolo letterario illustrativo. È stata un'alchimia di individualità che si sono mescolate a formare quello che poi è diventato Edera. È stato un continuo divenire, un continuo ribollire, come le modifiche e i cambiamenti sono avvenuti fino alla fine. Nonostante a, a guidarsi e a farci da timone fosse la nostra passione per la storia, la fiction, il mistero, ehm, il, il paranormale e allo stesso tempo il giallo, insomma, è stato, è stato un grande esperimento riuscito in cui ci siamo buttati con estrema incoscienza, ha funzionato, eh, fortunatamente. E, per quanto riguarda la tua domanda riguardo le illustrazioni, eh, questo è interessante perché eh, quando eh, mi è stato proposto di far parte del progetto, come avevo detto, sono un parvenu, è vero, sono stato l'ultimo chiamato a bordo, e Ernesto mi ha scritto un giorno, eh, io stavo pensando di cercarmi un lavoro, eh, mi ha, Ernesto mi ha scritto un messaggio: ho detto: Vabbè, il lavoro può aspettare: ho un libro da scrivere. Bella fatto, mossa. Una scusa eccezionale, grazie Ernesto. E, Ernesto mi ha proposto: Vuoi fare parte di questo nostro gioco di ruolo letterario? E la cosa che mi è subito piaciuta è che il gioco era iniziato da una suggestione visiva, dalle immagini di Ernesto che aveva abbinato a delle impressioni scritte di Dene se non sbaglio. Era nato con te e Irene e poi si è unito Nicolò e poi io alla fine, giusto? È nato come è nato il nome della rosa Cioè Umberto Eco Modesto Umberto Eco, Umberto Eco ha visto nella sua testa un monaco avvelenato in una biblioteca io... Umberto Eco che in questo momento si sta rigirando sì. nella tomba Io ho visto una donna dai capelli rossi avvolta nell'edera sulla riva di un fiume hai visto Umberto Eco a volte. Ringraziamo Ernesto Eco. Um, allora, e, um, un lavoro che nasce da un'impressione: l'impressione di un'atmosfera, l'impressione di un contesto i cui bordi sono sfumati come la nebbia della brughiera inglese. E, um, e di fatto era estremamente affascinante il potenziale creativo. Che dare un contesto senza dei contorni definiti poteva fornire il potenziale per far interagire delle individualità di artisti e scrittori eh, tramite una struttura molto flessibile, comunque, perché è stato, ripeto, un gioco di ruolo letterario che poi abbiamo stringato e pubblicato, ma è stato un gioco fino alla fine, questa è stata la parte potente. E questa dualità fra le immagini e le scritte è proprio perché. Soprattutto io e Ernesto siamo i due agenti visivi del lavoro e condividiamo in questo un parere sul fatto che sì, l'illustrazione è da molto tempo vista come inferiore alla scrittura comprensibilmente. Eh, spesso in un libro: o quantomeno di, di contorno, no? Una roba quantomeno no. di contorno, una decorazione, un, un extra, un, un accessorio. E, e di fatto io comprendo questo punto di vista perché spesso è stata trattata in questo modo. Si legge un capitolo di un libro scritto e ne si vede un'illustrazione che lo ripete in qualche modo. A cosa di Amin serve? È semplicemente una decorazione. Ecco, il passo successivo è creare una trama, una storia scritta e una storia che si racconta silenziosamente attraverso le illustrazioni, senza bisogno di un linguaggio convenzionale ma tramite un'interpretazione che carichi anche di responsabilità il lettore, che gli dia una libertà interpretativa in cui esiste l'edera scritta, l'edera disegnata e la terza che è l'edera che unisce i due linguaggi e che dà l'impressione complessiva. Questo garantisce una cosa, il fatto che ci sia sempre una libertà sia creativa da parte dell'autore che comprensiva da parte del pubblico, ma anche il fatto che... L'atmosfera edera non finisce con la sua trama. Il sogno che inizia non fa altro che creare delle basi fluide in cui ognuno può navigare nella direzione in cui intende. Questa è la complementarietà di illustrazione e testo a cui abbiamo puntato io e Ernesto. Eh, scusate, ora torno a essere meno serio. No, no, ma anzi, meno male, sono... tieni il livello alto. Sì, no, anzi, questa immagine dell'edera che unisce tutto no, è molto potente. Infatti è il titolo del libro, eh, che è anche il titolo del libro. No, allora la cosa a me poi che ha colpito particolarmente è che, come giustamente spiegavate, diciamo delle persone che hanno scritto, ognuno ha seguito un personaggio, diciamo, no? ha raccontato un punto di vista della storia, diciamo così. E mentre lo si legge, si sentono anche queste voci diverse che però. Lo riesce a captare che un capitolo è stato scritto da una persona diversa rispetto al precedente, magari, che però riescono a parlare tra di loro a fare come un coro che funziona poi tutto insieme. La cosa che però mi ha colpito è. Jack, allora scusate devo interrompere. Eh, io ho letto un giorno il romanzo del, di Scuderlo della Clos le, le relazioni pericolose. Eh, Magari qualcuno ha visto il film con John Malkovich, che parla di questo rapporto epistolare tra varie persone, scritte dallo stesso autore. Eh, ed era nasce da questa esigenza di voler sperimentare un. È proprio un esperimento, cioè in quest'epoca completamente fuori luogo, dove la gente si stanca dopo due righe, perché tutto arriva con un clic, no? Uh, immagin immaginate un romanzo così, però scritto realmente da persone diverse, cioè ogni personaggio in questo romanzo epistolare ha un autore diverso. E io ho pensato, noi abbiamo pensato, chissà cosa viene fuori da questa cosa qui perché uno scrittore, per quanto possa essere bravo, che deve dar voce al protagonista, <coughs> all'antagonista. E agli altri personaggi. Immaginate cosa viene fuori se queste persone sono realmente persone diverse che si esprimono in modo diverso. Quindi, Edith è Irene Bruno, una ragazza, eh, l'investigatore è Nicolò e Adam è Eugenio. Questa è una cosa che si poteva fare soltanto in quest'epoca, in cui si può fare una videoconferenza e allinearsi e lasciare spazio libero a tutti gli autori. Ed era, è questo, abbiamo pubblicato su Facebook senza, senza pensare al libro. Abbiamo pensato, nell'Ottocento uscivano i romanzi no? di Dumas, tipo I tre moschettieri. Episodi, diciamo, a, uscivano. Uscivano la domenica, nel giornale usciva un capitolo. Cosa succede in un'epoca frenetica come questa se nei social, che è il giornale di oggi, far uscire la domenica un capitolo di un libro? Era un esperimento senza prospettive. Sì, sì. Anche perché diciamo, questa, eh, giustamente, l'allegato, l'inserto della domenica, che anche poi dove sono nati i fumetti, cioè è sempre stato uno spazio popolare, no? dove, di intrattenimento, di, di fruizione di un certo tipo. Usciva una volta a settimana di solito. Adesso questa qui è una tempistica, una dilatazione temporale che in questo mondo che tu descrivi e che noi ben conosciamo è più difficile. No? Da, 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 cioè un, un racconto, un capitolo al settimana si perde no? nel mare magnum, è un attimo che ti perdi una delle uscite, no? e, e infatti devo dire, io il motivo per cui ho apprezzato molto il progetto è che ci tengo molto a. A rivalutare il social e l'internet come un, un modo di riprendere una serialità di quel tipo, no? popolare, economica, anzi gratuita in questo caso specifico. E però si fa fatica a produrre dei, dei contenuti validi in, in tempi così serrati come l'internet ci richiede. E infatti, la cosa che ho apprezzato di Edera è stato il coraggio di fare questa cosa qui. E la cosa che. Mi ha fatto molto piacere è stata invece che ha funzionato questa cosa. C'è una pagina che si chiama Edera, che potete andarvi a cercare, insomma, che comunque ha il suo seguito, ma l'ho visto anche nelle persone che poi hanno, mh, hanno seguito il blog e poi hanno preso il libro, no? perché io lavorando alle fiere ho questo rapporto diretto con le persone che vengono a prenderlo, e, e ne sono rimaste colpite. E, mi fa pensare che forse c'è spazio no? anche per altri esperimenti di questo tipo. E per tornare forse a una serialità narrativa di, di, invece di lavorare per un anno e mezzo a un romanzo e poi pubblicarlo tutto insieme, forse si può tornare a quella cosa agli appuntate. No? Che è una cosa che un po' Nicolò faceva fa nel suo blog: Non è successo niente. No? In un formato diverso, diciamo. Sì. Eh, io devo ringraziare davvero Eugenio perché mi ha dato una prova, nel senso che noi, non ci, noi la prima volta che ci vediamo in carne ed ossa è oggi, non ci siamo mai visti. E io ho scritto a lui perché ero un ammiratore della, di una sua vecchia pagina e è come se avessi sentito che fosse la persona giusta per, per far parte di questo romanzo. E ne ha dato la prova assolutamente, perché questo romanzo parla di, di sogni, di, di, di tradizioni celtiche. E io non sapevo nulla, cioè io gli ho scritto così, eh, senza conoscerlo. E questo è stato l'esperimento più riuscito: nel senso che cioè noi viviamo in un'epoca straordinaria che. Forse non ci facciamo caso, ma puoi scrivere una persona e... che tu segui, che conosci attraverso la sua arte e non di persona, come avveniva una volta che gli artisti si trovavano nei caffè, si conoscevano in carne ed ossa e poi decidevano di fare qualcosa. Qui invece è il contrario. Cioè, conosci la sensibilità di una persona attraverso il web e... E si crea qualcosa insieme. Quindi, ehm, indipendentemente da come è andato il libro, l'esperimento riuscito è quello di poter fare una cosa che si poteva fare solamente in questa epoca. È vero, è vero. Che è la stessa sensazione che per assurdo hai quando leggi, per esempio, i tre moschettieri, no, dici. Un libro così, scandito così, che quando leggi Tre Moschettieri si vede che ho uscito episodi, lo avverti, avverte anche che a un certo punto doveva allungare il brodo. Secondo me, però, questa è un'altra storia. E, e dici, minchia, questa cosa qui era possibile solo quando è uscito questo libro qui, che la gente interessasse a questo argomento, che uscisse a puntate e che fosse scritto così, no? Ed è mh, una di quelle cose che poi fa sì che il libro, per assurdo, rimanga, no? Proprio perché è legato a quel momento lì, rimane un po' un unicum e poi mh, scade più difficilmente, diciamo. Sì, no, a proposito di questo io volevo aggiungere, si è parlato spesso di, di, di che tutto è cominciato come un gioco ed è vero, è cominciato in maniera molto, eh, molto leggera, molto divertita e, mh, e il punto è che scrivendo, almeno la mia esperienza è questa, poi magari ci sono degli autori che riescono a, a viversela meglio, scrivendo un, un libro eh, c'è un effetto imbuto per cui a un certo punto... Eh, All'inizio hai grandissima libertà a livello anche di mh, situazioni, di mh, possibilità, di personalità e poi ti ritrovi incastrato in una gabbia che ti sei costruito da solo, che è quella dei tuoi personaggi, delle loro caratterizzazioni, eh, delle cause, delle conseguenze, eh, che, che hai, quel del mondo insomma che hai, che hai costruito. E, e noi avevamo costruito un mondo molto ben definito. Sia nel tempo che nello, che nello spazio. Eh, e, e questo ha trasformato il gioco in qualcosa di sempre più stimolante da un certo punto di vista, ma anche molto, molto più serio. Eh, le, le cioè, mi è piaciuto anche questo aspetto. Eh, le conseguenze all'inizio era tutto molto libero, ognuno perseguiva questo personaggio e navigavamo a vista, fondamentalmente, almeno sul blog. Uh, e cercavamo di capire dove potessero andare questi personaggi, come potevano interfacciarsi fra loro. E poi a un certo punto cioè, i nodi sono venuti al pettine e, e lì è, è cominciato anche un, um, un confronto sempre più, più serrato per cercare di uh, determinare tutto quello che, che, sarebbe, che sarebbe successo, perché ognuno aveva coltivato il suo, il suo personaggio, il suo. Protagonista, perché in effetti è una storia a tre protagonisti adesso, fondamentalmente, che giocano su tre binari diversi che poi pian piano si incontrano. Eh, e quindi ognuno aveva coltivato aveva delle aspettative per questo protagonista, aveva delle, delle idee su come si sarebbe evoluto, e queste evoluzioni si iniziavano a frizionare l'una con l'altra ed, ed era molto... Dovrei usare un po' meno R, visto che siamo in, in, su due, due terzi di, questo, di questi autori hanno eroticismo ehm, E quindi è stato molto interessante eh, vedere questo fenomeno, per cui a un certo punto ci ritrovavamo con non più un gioco per le mani, ma una vera e propria storia, dei personaggi eh, ben, ben definiti, tridimensionali, che, che avevano bisogno di, di trovare una, una degna conclusione. E infatti ricordo con, eh, con Terror e gli ultimi, ultimi, gli, gli ultimi periodi, perché l'ultimo periodo è stato un periodo eh, in cui davvero bisognava che tutto eh, tornasse, che il, il gioco diventasse una cosa seria e un libro, e un romanzo. E quindi è stato molto, molto interessante da quel punto di vista lì, e ricordo queste, queste call di... Di oe e oe per capire chi doveva morire e chi no, <ride> fondamentalmente è molto divertente. Un delirio di potere, proprio. no? Allora, infatti, prima è stato fatto un paragone con i giochi di ruolo, no? Che avete costruito questo universo, e effettivamente è proprio così: si sentono queste voci diverse e si sente soprattutto un mondo che si vede che è stato curato, è stato pensato, è stato immaginato. I posti dove vanno, c'è anche una geografia, no? Che è stata proprio evidentemente studiata, no? eh, i, i posti in cui è ambientato. Quindi una delle domande che mi sono posto insomma, è qual è stato il tipo di studio che avete fatto per creare questo posto, non a livello proprio di decidere dove mettere le cose, parlo proprio a livello storico, perché poi... Oltretutto c'è il, il prologo in particolare del libro ambientato 12 anni prima no, della, della vicenda, poi del romanzo, eh, durante una delle varie guerre, in, ehm, come si dice, imperialiste inglesi. E, e quindi c'è anche una ricerca storiografica, nei costumi, negli ambienti, ma anche una ricerca del mood no, dei posti. Sembra quasi che li si conosca molto bene, li si sia letti molto bene. Ci si forse qualcuno invece ha vissuto, non lo so, però mh, volevo capire chi è che ha fatto questo studio proprio da gioco di ruolo eh, così curato. Beh, ehm, il gioco di ruolo l'abbiamo fatto tutti e, e c'è stata una passione condivisa nella ricerca. Ehm, io posso parlare del contributo personale che ho dato a riguardo, e, mh, è stato cercare l'iperbole giusta. Allora, quando si fa mh, la nostra storia, spoiler? a degli elementi surreali e soprannaturali. Okay? Eh, cose del genere sono iperbolici ovviamente, si prende un contesto verosimile e gli si aggiunge l'elemento inverosimile. Okay? Eh, questo elemento inverosimile può essere eh, azzeccato, contestualmente interessante, che potenzia gli elementi reali rendendoli incisivi, facendoli poi trasmettere nella nostra vita, dandoci un riscontro, per quanto inverosimili siano. Eh, li teniamo attaccati perché sono eh, mi viene la parola inglese relatable, ehm, li po ci possiamo ehm, come si, immedesimare okay? oppure invece fare qualcosa di completamente casuale per l'effetto scenico e, e ottenere qualcosa di molto spettacolare ma magari meno empati empaticamente d'effetto quello che ho fatto io è cercare eh, l'epoca in cui già si pensava di ambientare la storia, cioè la prima metà dell'ottocento e trovare quello che all'epoca stava davvero succedendo, cioè la, anche l'elemento surreale che è stato inserito in realtà contestualmente esisteva. Nello specifico ho eh, fatto un lavoro sulla poetica e la mistica dell'artista incisore e poeta inglese William Blake, coevo alla nostra storia, eh, sulla quale mi ero anche laureato e non solo, anche questo ribollire di piccole, curiose, assurde sette mistiche che esistevano veramente nell'Inghilterra dell'epoca. Perché era una strana epoca, era poco prima del positivismo ottocentesco, dell'industrializzazione del razionalismo scientifico completo, che poi vedremo verso la fine del secolo e del Novecento, eh, un secolo razionalissimo il Novecento, che è stato pieno di cose estremamente assennate, come ben sappiamo, e, mh, e invece la fine dell'epoca del Settecento, che era pieno di quei giochi di corte mistici, dei, dei santoni, dei mistici, eccetera, no? Ecco, Blake si trova insieme al, al, ad anti-romantici dell'epoca, poeti eccetera, a, a creare questa specie di strana rivoluzione silenziosa e sottocutanea nella cultura. In cui si mescolava un impulso a razionalizzare, a comprendere, a guardare con, con occhi eh, scientifici, ma quello che si guardava non era. Il fenomeno non era la scienza, ma era l'interiorità, era il mondo interiore. Ed è proprio qui che sta quel dualismo affascinante e inebriante che ha poi portato avanti il libro fondamentalmente. Questa è la spina dorsale segreta del libro, è quello di cui veramente la trama racconta, è la, la trama segreta di Edra. Ed è fondamentalmente l'occhio guarda qualcosa che l'occhio non dovrebbe poter guardare. Immaginiamoci che, di poterlo fare sulla base di filosofie secolari esistenti di cui che l'uomo segue da molto. E queste filosofie, come dico, esistono, molti sono neoplatonismi, sono, si possono trovare in diversi filosofi che oggi vengono perfettamente accettati come interessanti. E la, la sfida è così divertente eh, proprio perché in questa impossibilità di conciliare questi due mondi, eh, vengono a galla anche tante delle nostre incertezze contemporanee il fatto eh, di voler Prevedere il futuro con la razionalità, voler mettere tutti i dati che abbiamo sulla carta e poter dire: beh, il prossimo anno so, immagino esattamente chi vincerà l'elezione del Presidente degli Stati Uniti. È improbabile che questo particolare personaggio vada su, invece che quest'altro, ed esserne convinti, salvo poi venirne delusi. È proprio questo dualismo fra la certezza e il limite della nostra ignoranza che viene esplorato quando mettiamo un'iperbole surreale, un'iperbole surreale e soprannaturale che faccia sembrare la razionalità un pochino meno eh, efficace di come ce la immaginiamo invece. Certo. No, infatti ecco, diciamo, adesso... Eh, devi dire qualcosa? E... Sarà meglio di no. no Perché no, il no. nostro tempo a disposizione è quasi finito. E... Ma come? Abbiamo appena iniziato. Eh, lo so, il lo so. bello deve ancora arrivare. Eh, no. No, allora, eh, sì, diciamo che comunque il, uno dei punti forti di questo libro è sicuramente proprio la cura con cui è stata fatta l'ambientazione e anche questo, tutta la parte surreale è, è estremamente mh, diciamo gotica, è molto, ti fa proprio, ti, ti dà la sensazione di essere lì, ti dà la sensazione di essere la prima metà dell'Ottocento in Inghilterra, in mezzo alla nebbia, fa freddo è umido, sarà che lo leggo a Padova quindi comunque questa cosa aiuta e, mh, però ecco, diciamo mi viene da dire che eh, se vi piacciono queste lucubrazioni sulla morte, eh, le ambientazioni gotiche, e eh, soprattutto il, un rapporto strano con la natura, anche non solo con la morte. Esatto. Cioè, Questo è il vostro manca, libro. Manca, manca una cosa a questa presentazione: cioè il libro è, parla di una ragazza, che è la protagonista, che è Edith, che lei praticamente è nata e vissuta in un binario. cioè lei doveva. Cioè, lo scopo di una donna era quella di far figli, sostanzialmente, e lei si esce da questo binario qui. Quindi, cosa succede quando una ragazza esce da questo binario? Quando si ribella al ruolo della donna che c'era. Che, che tutti si aspettavano all'epoca. E, e praticamente. Eh, Edere è, è praticamente eh, secondo me perché io sono come voi, cioè nel senso io sono come un lettore. Io aspettavo, io aspettavo, io aspettavo, io aspettavo, io aspettavo, io aspettavo un capitolo da Nicolò, Ernesto si è fatto uomo. E, e praticamente, anche di altre cose. O, anche, o anche quando tipo Eugenio mi ha mandato la pr il primo scritto, no? Quando, ho letto una frase di Niccolò che diceva che c'è il, il dottore che entra in questa casa abbandonata da anni di Edith e, e dice la, la casa era muta o Niccolò che parla dei, dei tetti bruni di Roma, dei viaggi di, del suo personaggio di Adam, io, sì, di Eugenio, io ero praticamente un lettore come, come voi no? E essendo un lettore pigro, cioè uno che legge praticamente pochi libri perché i miei occhi li dedico al disegno, ehm, sono, rimasto, sono rimasto impressionato. Il, il punto di, cioè edit è il praticamente. Sapete quando d'estate c'è il temporale e poi alla fine torna il sole, Quello, quella sensazione. Quel tentativo diciamo di scrivere un libro è ed Edit. Incredibile. Io ti adoro. Ernesto. Dovevamo metterlo in quarta di copertina cazzo questo. bello a no? saperlo prima. e No, appunto, insomma, avete capito un po' di che si parla. E, visto che appunto il nostro tempo purtroppo sta scadendo, però e, Nicolò, Gianni e Ernesto saranno qui ancora per stasera, insomma, ancora per un po' eh, qui presenti. Anzi, è la vostra occasione, se avete piacere, di avere appunto la quasi totalità eh, del team eh, creativo. E, trovate Eder al banchetto Beccogiallo che è su Soppalco insieme alle altre case editrici. Chiaramente, fatevi un giretto. E, potete farvi, una farvi fare una piccola dedica dagli autori con doppio disegno, penso anche. Fate uno a testa, giusto? Hai voglia, Ernesto? È un mestiere tuo. Sì, una cosa devi fare. Eh. Ernesto poi ha fatto anche altri libri con noi, eh, Nicolò, Idem, eh, Eugenio, speriamo, eh, intanto questo, poi capiremo, e quindi passate a trovarci, soprattutto se avete altre domande, dubbi, perplessità sulla realizzazione, sul contenuto di questo romanzo qua, potete lucubrare con Ernesto quanto volete. Esatto. Ricordatevi che siamo come voi, non <ride> sembra, ma lo siamo. Grazie, grazie. grazie.